Vince ai supplementari 2-1 primo tempo 0-0, secondo 1-1 il Follonica nel quarto di finale contro l'Ockey Forte dei Marmi di Ockey su pista, al termine di un confronto che ha davvero tenuto col fiato sospeso il pubblico presente, per la verità non numeroso. Il gol del vantaggio dei locali lo segna l'ex di turno Marco Pagnini al 19-46, dopo che era stato annullato al quindicesimo un gol a G ma gli arbitri avevano già fermato come detto il vantaggio di Panini che chiude un triangolo aperto da Francesco Panini è proseguito da Canzela meno di 60 secondi e torner recupera palla nella sua metà pista se ne va e pareggia per il forte con un tiro dal limite con le squadre a nove falli si va ai supplementari al secondo del primo tempo Federico Panini sfrutta in area un assist di Montigel e riporta definitivamente avanti la squadra di Sergio Silva per centrare una vittoria sicuramente importante. Il forcing del Forte dei Marmi non ha portato risultati e adesso sabato nella gara di ritorno alla Palaforte dovrà ribaltare questo risultato di passivo. Per quanto riguarda le altre gare, il Grosseto ha vinto a Sarzana 5-2, il Lodi a Vercelli per 3-1 e il Monza ha superato il Bassano nella finale relativa al nono posto.